Ricerca e innovazione su Futuris. Kenya meridionale, Stanley, 3 anni, è un bambino vivace, ama la farina di mais, ma come molti suoi coetanei africani soffre di malnutrizione. Da qualche tempo partecipa, assieme ad altri piccoli, ad un progetto di ricerca che punta a combattere questo flagello. In questa scuola un inusuale esperimento viene effettuato all'ora di pranzo. Riguarda due varietà di manioca, un tubero dalle origini antichissime molto ricco di carboidrati. I ricercatori sperano di migliorare l'alimentazione aggiungendo 2 micronutrienti al cibo locale. Nell'Africa subsahariana il 70% dell'apporto nutritivo è costituito da alimenti di base come la manioca, il mais, il miglio o il sorgo. Ma questi alimenti base contengono pochi micronutrienti. Aumentarne la quantità potrebbe avere un forte impatto. Al momento, ad esempio, stiamo facendo dei test e tentando di aumentare le percentuali di vitamina A attraverso questa manioca gialla. And that will already have a great, that will have a great impact. La manioca gialla ha molta più vitamina A della manioca bianca, ma è anche molto più rara. Per gli scienziati, un'assunzione regolare di questa variante colorata di manioca potrebbe migliorare l'apporto di vitamina A. Ecco allora che viene organizzato un corso di cucina scientificamente orientato. Dopo averla pelata, la manioca va bollita separatamente per circa 3/4 d'ora. Vi aggiungiamo dell'olio vegetale e infine schiacciamo, ottenendo 2 purè, uno giallo e uno bianco. I 2 purè di manioca vengono serviti a 2 gruppi diversi di bambini. Per alcuni di loro questo è l'unico vero pasto della giornata. Ciascun bambino riceve ogni giorno la stessa quantità di alimenti, che varia a seconda dell'età. Per i più piccoli si va dai 375 ai 400 grammi, mentre i più grandi ricevono tra i 425 e i 450 grammi. La manioca gialla è più ricca di beta-carotene, un pigmento precursore della vitamina A. I ricercatori pensano che la manioca gialla possa coprire la metà del fabbisogno giornaliero di vitamina A dei bambini. Per esserne certi, occorre però effettuare una serie di test in laboratorio. Possiamo quantificare l'apporto nutritivo della manioca cercando di capire di quanto è aumentato il livello di vitamina A nel sangue. In questo modo fotografiamo la funzione del beta-carotene contenuto nella manioca e possiamo calcolare quanto il corpo può assorbirne. La vitamina A è solo uno dei tanti micronutrienti su cui si concentra la ricerca finalizzata alla lotta contro la malnutrizione. Ritorniamo nel villaggio dove vive Stanley. È l'ora del pasto. Sua mamma arricchisce la farina di mais con uno speciale intingolo contenente microparticelle di ferro. I ricercatori vogliono capire se il ferro possa migliorare lo sviluppo cognitivo del piccolo. La madre di Stanley non ha dubbi. Da quando sono cominciati gli studi, ho nutrito Stanley con questo cibo arricchito di ferro. A lui piace questo purè. E mi pare che sia più attivo in salute degli altri bambini della stessa età. Le ricerche tentano di appurare proprio questo. Le attività di Stanley vengono monitorate quotidianamente. Lo seguo per circa un'ora ed ogni 20 minuti osservo se ha parlato e come lo ha fatto. Mi concentro anche sui suoi movimenti. Guardo se sta seduto, in piedi o sdraiato, se gioca e corre, se sta da solo o assieme agli altri. Prendo nota anche delle sue emozioni e del suo comportamento, se si arrabbia, se è triste o felice. Stanley viene anche sottoposto ad esami medici approfonditi. Misuriamo le sue reazioni ai più svariati stimoli visivi e auditivi. Giochiamo con lui prendendo nota delle sue reazioni e del suo linguaggio gestuale.
Gli psicologi comparano i dati dei bambini alimentati con dosi di ferro a quelli che hanno ricevuto invece un placebo. Pensano che piccole dosi di ferro e zinco nella dieta dei bambini possano avere un forte impatto sullo sviluppo. Cerchiamo di definire i loro livelli di attività perché il ferro agisce proprio su aspetti come questo. L'interazione con l'ambiente circostante è fondamentale. Partiamo dal principio che più questa cooperazione è accentuata, più lo sviluppo delle capacità cognitive e la crescita del bambino sono rapide. I ricercatori hanno però anche il timore che dosi troppo elevate di ferro possano avere effetti negativi sulla salute. In questa clinica del Kenya occidentale vengono ricoverati ogni anno centinaia di pazienti affetti da malaria. E alcuni studi hanno stabilito un legame tra un'alimentazione troppo ricca di ferro e il rischio di contrarre la malattia, specialmente per le donne incinte e neonate. Per testare l'incidenza della malattia sono stati reclutati alcuni volontari. In Kenya le donne incinte spesso vengono prescritte pillole a base di ferro. Gli scienziati però ritengono che l'ulteriore assunzione di ferro attraverso gli alimenti possa creare problemi. Mi sono offerta volontaria proprio per aiutare a chiarire questo problema. L'obiettivo è determinare la quantità di ferro che può venire assunta senza che vi siano conseguenze negative per le donne incinte e i loro figli. I volontari che hanno mangiato farina di mais arricchita con ferro vengono sottoposti ad analisi approfondite. Pare che il ferro abbia un effetto sui parassiti della malaria, ma questo effetto non è ancora stato quantificato. Non sappiamo quale sia il grado di nocività in questi casi. Il nostro obiettivo è riuscire a spiegare meglio la relazione tra l'apporto di ferro e la malattia. Nell'attesa che questi aspetti possano venire chiariti, i ricercatori restano convinti dell'utilità dell'aggiunta di micronutrienti negli alimenti di base. Il loro apporto appare fondamentale per lottare contro la malnutrizione dei bambini. La prossima grande sfida consisterà nel fornire alimenti arricchiti a costi abbordabili alle popolazioni delle zone colpite dalla malnutrizione. Per raggiungere questo obiettivo, le idee non mancano. Stiamo cercando di convincere l'industria agroalimentare a perseguire quella che chiamiamo economia di scala. In cambio di una riduzione dei profitti su un prodotto, le imprese potranno conquistare nuovi mercati. E quindi alla fine di questa catena i profitti per le industrie resteranno più o meno gli stessi. Oggi 4 milioni e mezzo di bambini muoiono ogni anno a causa della denutrizione, una cifra enorme che richiede una mobilitazione straordinaria da parte di tutti.